Ciao ragazzi, oggi parleremo di Arthur Schopenhauer e della sua visione del mondo avvolta in un velo, il velo di Maya. Schopenhauer nasce a Danzica nel 1788 e morirà poi nel 1860. Era figlio di un banchiere e di una scrittrice di romanzi e dopo aver frequentato l'università di Gottinga, va poi a laurearsi. Riesce dopo una serie di specializzazioni e prime pubblicazioni ad abilitarsi nella libera docenza ed insegnare all'Università di Berlino. Poi però nel 1831 l'epidemia di colera lo costringe a lasciare Berlino e si rifugia quindi a Francoforte sul Meno, dove rimase fino alla sua morte. Durante la vita di Schopenhauer possiamo evidenziare alcune grandi scoperte e avvenimenti storici di rilievo. Intanto, beh, ricorderete che tra il 1781 e il 1790 Kant scrive le tre critiche, critica della ragion pura, del giudizio e della ragion pratica. E nel 1787 Mozart compone il Don Giovanni. E poi, durante la prima adolescenza di Schopenhauer, nel 1805 muore suo padre. Con la morte del padre, lui interrompe gli studi e poi nel 1807 decide di riprendere i suoi studi. Nel 1818-19 uscirà Il mondo come volontà e rappresentazione, che è la sua più grande opera. Ma ricordiamo che solo poco prima, nel 1817, Hegel aveva pubblicato l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio. Nel 1824 Beethoven scriverà la Nona Sinfonia e nel 1827 Manzoni I Promessi Sposi. Ma gli scritti di Schopenhauer non hanno successo subito, è solo dopo molto tempo che la sua riflessione diventa, diciamo, diffusa all'interno della società. Fin tanto che poi nel 1848, con la pubblicazione del manifesto del Partito Comunista da parte di Marx e Engels, si avrà una vera e propria rivoluzione del pensiero a livello filosofico-culturale. Ricordiamo infatti che il 1848 è l'anno in cui i moti rivoluzionari nell'Europa centrale colpiscono diverse nazioni. Ricordiamo ancora del 1859 L'origine della specie di Charles Darwin e poi appunto nel 1860 Schopenhauer morirà. Ecco, quindi abbiamo fatto una panoramica culturale del tempo per capire gli elementi forti che hanno influenzato anche la scrittura e il pensiero dell'autore. Perché? Perché Schopenhauer, insieme a Kierkegaard, è uno dei principali oppositori della filosofia idealistica di Hegel. E in particolare Schopenhauer contrappone un pessimismo irrazionalistico molto forte in cui c'è un'essenza del mondo che è irrazionale, che è la volontà di vivere, che guida in modo assolutamente afinalistico e senza alcuno scopo l'esistenza umana. E anche la storia per Schopenhauer non è che una ripetizione incessante e immutabile di dolore e di sofferenza. Queste idee subito non verranno accolte dal pubblico, ma
Più avanti, appunto, dopo il 1848, saranno largamente diffuse. Cerca Schopenhauer di andare a riprendere la riflessione sia di Platone sia di Kant e sia gli ideali principali del romanticismo, fondendoli anche con una nuova apertura verso la spiritualità indiana. È il primo filosofo che andrà a parlare di spiritualità indiana in Occidente. Ci sono quindi grande tema preponderante che è quello dell'infinito collegato al romanticismo che va ad avere anche degli spunti sicuramente nelle opere del Foscolo, di Leopardi e di altri autori importanti del tempo. Ma è importante per Schopenhauer riuscire a contrastare la filosofia di Hegel, che lui chiama direttamente come sicario della verità, un ciarlatano pesante e stucchevole, così definisce Hegel, perché la filosofia di Hegel non è la filosofia vera, non è la filosofia al servizio della verità, ma è una filosofia dettata da interessi volgari come il successo, come il potere, che cerca di giustificare in tutti i modi quella che era la politica dello Stato e della Chiesa del tempo. Quindi abbiamo compreso perché Schopenhauer era contro Hegel e contro il suo pensiero, ma cerchiamo di capire perché invece propone la filosofia indiana come espressione di ricerca interiore preziosa. Scrive Schopenhauer: torna l'indiana sapienza a fluire verso l'Europa e produrrà una fondamentale mutazione del nostro sapere e pensare. Ecco, per questo lui pensa sia importante, perché va a ipotizzare che le idee della filosofia indiana possano riuscire a insegnare qualcosa a noi occidentali. Vediamo quindi il concetto principale che lui propone, che è quello di un velo di Maya. Che cosa vuol dire il velo di Maya? Vuol dire l'analisi del fenomeno, cioè della realtà del mondo che Schopenhauer dà, è diversa dal concetto di fenomeno che dava Kant, perché vi ricordate già Kant distingueva in fenomeno e noumeno, fenomeno la cosa così come appare e il noumeno la cosa in sé. Per Kant il fenomeno è la realtà e il noumeno invece è il concetto limite, è ciò che va a indicare i limiti della conoscenza. Invece, per Schopenhauer, il fenomeno è parvenza, è illusione, è sogno. Riprende un po' questa idea da Platone. Vi ricordate, per Platone, le ombre della conoscenza, le ombre all'interno della caverna sono la vera realtà. Ecco, Schopenhauer non parla di ombre, parla appunto di illusione, parla di sogno e riprende queste immagini dai testi dei Veda e dei Purana, che sono la raccolta di testi religiosi in lingua sanscrita più importante dell'induismo, sono un po' insomma l'enciclopedia dell'induismo. All'interno degli antichi testi dei Veda e dei Purana
va Schopenhauer a elaborare questa riflessione. È Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista, perché ella, Maya, rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia ed il pellegrino da lontano scambia per acqua, o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente. Ecco, questa idea di un noumeno che si nasconde dietro il velo di Maya è appunto un'idea che ci porta poi come conseguenza a dire che il noumeno è la rappresentazione che esiste dentro la nostra coscienza della realtà e è importante quindi appoggiarsi per riuscire a conoscere la realtà a tre elementi fondamentali, tre idee a priori: spazio, tempo e causalità. La causalità per Schopenhauer è la più importante perché cercare la causa è la modalità di fare domande per capire il mondo, per capire il senso della vita. Ecco perché è tanto importante la causalità. E il noumeno, quindi la cosa in sé, l'essenza, diventa un elemento fondamentale per riuscire a conoscere, a essere, a agire, a diventare più, diciamo così, esperti all'interno di una vita che è un sogno ingannevole. Quindi l'unica inclinazione che ha l'uomo è quella proprio di essere metafisico, no? Quindi che cerca al di là dell'illusione del sogno il senso della propria vita. E questo senso Schopenhauer lo trova nella capacità di stupirsi, perché andare a stupirsi della propria esistenza, andare ad avere una meraviglia filosofica, consente a un essere umano di avere uno svolgimento superiore dell'intelligenza, lui dice così, e questa riflessione più grande deve passare attraverso i temi del dolore, della miseria e della morte, perché riescono a dare un impulso alla riflessione filosofica maggiore. È come se fosse proprio da questo dolore, da questa miseria, da questa morte, che si riuscisse a comprendere il vero senso del proprio stare al mondo. Scrive infatti Schopenhauer: la meraviglia filosofica è condizionata da uno svolgimento superiore dell'intelligenza, ma non da questo soltanto. Senza dubbio è anche la conoscenza della morte e con essa la considerazione del dolore e della miseria della vita, ciò che dà il più forte impulso alla riflessione filosofica e alle spiegazioni metafisiche del mondo. Se la nostra vita fosse senza fine e senza dolore, forse non verrebbe in mente a nessuno di chiedersi perché il mondo esista e perché sia fatto così come è fatto. Ecco, quindi questo limite della morte va a essere, diciamo così, fuso in qualche modo nel senso di infinito dolore di vivere e di importanza anche dell'arte all'interno di questa conoscenza dell'infinito. Infatti Schopenhauer parlerà di arte, di musica in modo approfondito, ma il suo pessimismo cosmico e il suo famoso "tutto soffre" diventa, preso appunto dalla filosofia indiana, la chiave per riuscire a comprendere qual è il ruolo che ogni singolo uomo deve avere all'interno della propria esistenza e all'interno della vita del mondo. Va bene, ragazzi, la professoressa Florio vi saluta. Arrivederci, alla prossima lezione.